Ehi là, salve ragazzi, bentornati. Eccoci qua, siamo qua con War Thunder. È un gioco free to play e quindi, come ben la parola dice, free to play è un gioco gratuito, scaricabile su Steam. Adesso non so se ci siano altre piattaforme che possa accogliere questo gioco, non lo so, io lo sto giocando su Steam appunto. Quindi come ben dice, vi dicevo, scusate, è un gioco gratuito, ovviamente fin là vorrei subito mettere le mani davanti e dire fin là, perché ovviamente se vogliamo l'upgrade del nostro aereo velocemente e esperienza, bisogna pagare, altrimenti bisogna sudarsi come si può dire, sudarsi la maglietta, insomma. Io sono già arrivato al livello 7 di esperienza personale, perché adesso vediamo un attimino come funziona in velocità, perché voglio farvi vedere un po' tutto. Sono già a livello personale, a livello 7, quindi ho giocato con vari paesi, perché avremo i paesi, di paesi avremo l'America, avremo la Germania, la Russia, i giapponesi e i porca troia, mi sono dimenticato l'altro paese, oddio, la Gran Bretagna, ok, come si fa a dimenticare la Gran Bretagna non si sa, però ok. Ecco, questi qua sono gli aerei che posseggo in questo momento con gli americani, quindi l'SBD-3, il Buffalo, poi abbiamo il Catalina, che è il bombardiere, molto figo, guardate che bisonte, ok? Poi abbiamo il P-40E e il P-36, ok? Adesso non sto qua a elencarvi tutti gli età eccetera, eccetera, perché non sono un gran esperto di aerei, ok? Mi piacciono, molto belli, però sono più appassionato di elicotteri, per dire la verità. Quindi proseguiamo, ok, diamo un'occhiata veloce anche agli altri. Questi qua sono gli aerei che posseggo con le altre nazioni, ok, ma non vi faccio vedere, magari se continuo questa avventura magari con qualche altro gameplay così a cazzo, o qualche coop, perché no, sarebbe anche divertente. Vi farò vedere magari anche gli altri modelli, però mi soffermo su quelli americani perché è quello che ho privilegiato, insomma. Andiamo avanti sul vivo, sul gioco, non perdiamo tempo e vediamo un attimo qui. Ok, abbiamo la possibilità di giocare con le battaglie arcade, come ho messo adesso, quindi ti mettono dentro a caso su un server insieme con altre persone. Abbiamo la possibilità di fare la History Battle, quindi ricorda le vecchie battaglie, quindi sarà un po' più complicato perché dovremo partire dall'aeroporto in volo, prendere il volo e tutto il genere. E poi abbiamo le battaglie reali, ma queste sono veramente complicate, queste qua veramente è da spararsi se non hai gli attrezzi giusti. Adesso io li chiamo attrezzi perché non so come si chiamano, i pad, no? I joystick là, con tutte le pedaliere, non puoi giocarci, veramente è realistico, direi quasi al 100%. Adesso non so, non sono un esperto, quindi magari direi una frignata, adesso non so, magari se qualcuno che sta vedendo questo video è un esperto e può dire anche la sua, insomma, sulla giocabilità da professionista, ecco, diciamo così. Ma io faccio gli arcade per il momento, ho fatto anche qualche history, mi sono anche piaciute, però facciamo un arcade così veloce. Gioco con il mio mouse e la mia tastiera, quindi sono una pipa patentata, quindi gioco così, ok? Adesso ho cliccato lì per entrare su un server, su una partita, accesso alla partita, speriamo che non mi dia problemi di connessione con la mia connessione internet che fa schifo, ok?
entriamo su questa schermata e ci dà la possibilità di prendere uno dei 5 aerei che posseggo. Quindi prendo il buffalo e vado all'attacco, ok? Eccoci qua. Come ben vedete siamo già in aria. Allora, con la rotellina del mouse do la potenza, vedete in sopra in sinistra c'è la manetta, posso andarvi a 48, 50, posso dare la potenza dei motori. Con il mouse adesso sto andando in sinistra, adesso vado in destra, su e giù, quindi diamo la direzione all'aereo con il mouse, o altrimenti con la A e con la D che diamo le... adesso non so come si chiama questa manovra, insomma, o se no con la Q e la E diamo le scodate, ok? Ma quello che ci interessa a noi più che altro è il mouse. Poi con il tasto destro del mouse andiamo in mira, andiamo a prendere mira e quindi andare in zoom, e con il tasto sinistro spariamo, ok? Facciamo vedere come si gioca adesso. Ok, ho colpito un paio di cose qua. Over G. No, no, troppo. Ovviamente essendo aerei vecchiotti la tolleranza a tutti questi movimenti. Proviamo questo. E vai. Gli stiamo facendo il culo. Aerei che vogliono, facciamo un ingaggio aereo. Sì, dai, faccio vedere un ingaggio aereo molto figo. Le visuali sono queste, possiamo guidare da dentro, ma è abbastanza complicato. Questa qua è un'altra visuale che non capisco come usarla, e questa qua è quella che preferisco io. Quindi andiamo all'attacco. Maledetto, bisogna stare attenti perché se ti vengono addosso fanno malanni sti... Non è facile, eh? È tutto fuori che è facile. Porca troia. No. Questo qua è figo, è bravo. No, ho finito i proiettili, devo aspettare 18-15 secondi. Porca troia, l'aereo più veloce del mio. No, ho battuto uno dei miei, bastardo. Ti vendicherò. Capito? Porca troia, se è bravo questo. Capito? Porca troia, sei bravo! Ho scelto proprio il tosto. Ma per i tosti ci vuole il tosto. Porca troia, non lo prendo neanche a pagare, eh! Sto facendo le munizioni. Adesso faccio il giapponese. Adesso faccio il giapponese. Porca troia. È stato colpito. Non da me, ma è stato colpito. Madonna.
aspetta. Dov'è? È ancora vivo? Porca troia, sei ancora vivo. Oddio. Devo cambiare obiettivo. Mi stanno inculando. Sì, mi hanno inchiappettato. Maledetto russo. Cosa prendiamo? Cosa prendiamo? Questo che è il bombardiere. Il mini bombardiere. Ok. Andiamo in discesa. Andiamo ad attaccare un po' di truppe. A terra. Speriamo che non mi attacchino. Abbiamo tre bombe e le adopereremo. O altrimenti posso attaccare. No, cambio obiettivo. Quelli dovrebbe essere il carro armato. Bisogna far fuori quelli. Facciamo le cose fatte bene. Mamma che lento. Dai su. No, è stata catturata. Ah no, no. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah. Vediamo se lo brinco. Non so se l'ho preso, ma. Sì, no. Cazzo, perché mi sono posto? Facciamo un'altra passata. Ah, è già stato abbattuto. Bene, bene, bene. Oddio, 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 oddio. Chi è che vuole farmi il sederino? Ragazzuolo dietro, spara, colpisci. Allora ritorniamo al nostro obiettivo principale. Oh, mi stanno già facendo il culino. Spara, spara, spara. Se io cambio visuale posso giocare anche col personaggio dietro. O altrimenti, come hai visto prima, si arrangia da solo. Ma qua i miei amici, i miei kit qua hanno già fatto tutto da solo. Hanno già fatto tutto da soli, quindi sono arrivato tardi. Con il mio aereo dai 250 all'ora e basta. Ok, siamo praticamente quasi andati. Dai mitragliera, fai tu il lavoro dietro, dai. Fai il tuo lavoro, fai il tuo lavoro. E hanno ucciso l'ometto? No. Oddio, sono fottuto. Atterraggio di emergenza, vediamo se riesco a farlo. Oh yeah. Siamo ancora vivi, sì. Noi possiamo atterrare qui, se non sta già facendo lui, per accaparrarci la base. L'ho già fatto.
troppo veloce, troppo veloce, troppo veloce. Sulla manetta. Ho sbagliato. Ho fatto un falso atterraggio. Ma non importa, non sono capace, eh? Andiamo in ingaggio. Andiamo a prendercela con chi? Con questo. Carburante, perdita carburante. Aia, aia, perdita carburante. Devo atterrare. Devo atterrare per forza, altrimenti muoio. No, 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 maledetti, maledetti, maledetti. No, 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 no. Ma c'ero quasi. Mi hanno soppresso nel momento più bello. Victory is ours. Let's go home. No, finita la partita. Ok. Oh, abbiamo vinto la missione. Sì, queste qua sono le varie statistiche. Ovviamente qua mi rinfaccia il discorso che non ho l'account premium, quindi ho preso solo che 1724 punti, teste di leone, quanto che potevo prendere 2910, ma noi non ne frega altamente un piripicchio. Come ben vediamo sono arrivato anche ultimo, quindi proprio baracca che non finisce altro. Però abbiamo vinto, dai, almeno quello. Ok, ogni aereo può essere visionato del tipo pilota, mitragliere, servizio a terra e tutte quante le sue. Quindi io ho dato 3-4 punti a questo, ok. Poi c'è la possibilità di fare i vari upgrade. Quindi non so, tipo adesso non posso perché non sono a livello giusto, ma posso aumentare la resistenza aerodinamica, installare un nuovo motore. Qua ho già installato il compressore nuovo e quindi per ogni aereo possiamo fare altri upgrade. Cosa dire, io mi fermerei qui, magari non so, farò qualche battaglia in coop con qualche amico e vedremo più avanti. Il gioco è molto interessante e mi sta piacendo tantissimo, quindi spero di esservi stato utile, spero che vi piaccia anche questo video, anche questo gioco, perché no, visto che è gratuito, e basta. Quindi grazie di avermi seguito e ci sentiamo più avanti, ok? Grazie e ciao a tutti.